Benvenuti a Quotidiano Medicina News, ogni giorno la notizia del giorno. Vediamo il titolo di oggi: esami di maturità in vista. Le insidie più temute sono il panico e la memoria in tilt. Ecco 5 regole che la psicologia suggerisce per andare lisci agli esami. Dunque, paura, ansia, senso di inadeguatezza, insonnia, irascibilità, astenia sono spesso le sensazioni e i disturbi dei maturandi che vanno ad incidere negativamente sia sull'attenzione sia sulla capacità di memorizzare. Per superare questa fase basta però focalizzarsi su 5 aspetti, come consiglia l'Eurodap, l'Associazione Europea Disturbi da Attacchi di Panico. L'anno di studio sulle spalle, il caldo, la paura di affrontare una prova carica di significati ed aspettative rendono difficile la concentrazione ed accrescono l'ansia di fallire proprio alla battuta d'arrivo. E quindi da qui alcune semplici regole per migliorare la memoria e sentirsi più tranquilli, più sicuri in vista dell'esame. Andiamo a vederle. Primo, ripetere ad alta voce, meglio se in gruppo, permette di confrontarsi e sedimentare le informazioni in maniera più duratura. Inoltre, la collaborazione con i compagni stimola sicuramente l'apprendimento. Secondo, riassumere per iscritto, fare mappe concettuali, permette che il processo di apprendimento sia più profondo ed emerga in modo associativo nel momento in cui siamo messi alla prova. Terzo, simulare la prova d'esame e quindi fare una specie di finta, di finzione, permetterebbe di non trovarsi impreparati rispetto a ciò che avverrà praticamente. Il quarto, verificare la preparazione, utilizzando ad esempio le tracce degli esami precedenti e provando a svolgerle. Quinto, mantenere costanti le ore di sonno, perché la fase REM è indispensabile per sedimentare le informazioni acquisite durante le ore passate a studiare. Non bisogna dormire meno di 8 ore, attenzione, ma non più di 9. Inoltre, bisogna mantenere un'alimentazione sana, fare attività fisica che permette di migliorare le proprie performance. Bene, vi ricordo in conclusione 2 eventi, il 18 e 19 giugno al Baia Hotel di Vietri sul Mare, il 5° congresso di Sesso Analisi. Venerdì 1 luglio, invece, nel campus di medicina Baronissi di Lancusi, il meeting talk show su genetica, epigenetica, telomeri e longevità, promosso dal Dipartimento di Medicina dell'Università di Salerno in collaborazione con la Harvard Medical School di Boston. Verranno intervistati alcuni dei più grandi studiosi della genetica dell'invecchiamento, le ultime scoperte sul gene della longevità, i collegamenti in diretta con il centro NASA di Houston e il team di medici che assistono gli astronauti. Ed in conclusione vi ricordo che potete come sempre rivedere tutti i nostri video su YouTube digitando le 2 parole quotidiano medicina, più parole aggiunte da voi per arrivare più presto alle risposte, oppure potete andare su facebook.com/quotidianomedicina, tutto attaccato, tutto minuscolo, scorrere tutti i nostri video, ma aggiungere, per entrare nella community di Quotidiano Medicina, aggiungere i vostri commenti, le opinioni, le condivisioni dei vostri mi piace. Bene, anche per oggi per la news è tutto, grazie per averci seguito, buona giornata e linea alla regia.